Un invitato speciale oggi, il dottore Marco Terranova, che è il presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale. Buongiorno dottore! Buongiorno dottor Politano, buongiorno dottoressa Linari. Buongiorno, grazie intanto per essere qui con noi anche a quest'ora del mattino. Però la notizia... Sì, guardi, non è un problema perché vi ascolto tutte le mattine. Ah, che bello, bello. È un orario normale. Che bello, ma lei è di origine calabrese? No, le mie origini per metà sono siciliane. Mio padre è siciliano, ma io sono nato a Roma e vivo a Roma da sempre. Chiaro. La disturbiamo proprio di buon mattino perché insomma la notizia è degna di nota. È stato presentato questo DUP, documento unico di programmazione, il progetto di bilancio di previsione. Esatto. Un progetto importante perché dovrà guidare Roma Capitale fino al 2020. Un progetto chiaramente a lunga gittata che poi dovrà essere discusso. Ci spiega intanto anche questo aspetto, cioè la differenza tra il progetto e poi il vero e proprio bilancio di previsione, così esatto, capiamo anche un po' meglio come funzionano le cose. Sì, allora il documento unico di programmazione realtà dei fatti rappresenta proprio quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione nel prossimo triennio ed è lì che sono scritte diciamo tutte le volontà dell'amministrazione ritenendo nell'applicazione del programma quelle che siano le priorità per la città. Il documento di bilancio, che è un documento triennale che poi viene rivisto di anno in anno alla vigilanza dell'esercizio, sì. Invece contiene tutti i dati relativi alla declinazione e al finanziamento di quei progetti. Ovviamente il documento di bilancio contiene anche tutti gli stanziamenti per la spesa corrente e per le necessità fisse dell'amministrazione capitolina, a partire ad esempio dagli stipendi del personale. Benissimo, quindi questo è un po' come funziona. Nel dettaglio, i giornali oggi ne parlano in maniera piuttosto diffusa, si parla di investimenti che vengono confermati in ambiti importanti, in primis sì. Quello dei trasporti, la metro C, la ciclabilità, certo. I parcheggi, è così? Assolutamente sì, il progetto di bilancio prevede 557 milioni di investimenti per il prossimo triennio. Di questi circa 250-255 sono proprio riservati all'ambito trasporti, ha già detto lei, i lavori della metro C che va terminata almeno nel suo tratto fino al Colosseo, e la ciclabilità che è un fatto importante. Le capitali europee moderne sfruttano questo mezzo di trasporto con una percentuale di cittadini che se ne servono molto più alta della nostra. Dobbiamo fornire infrastrutture a chi vuole servirsi anche di questo tipo di mezzo di trasporto, sì. E poi ovviamente corsie preferenziali e parcheggi, perché l'utilizzo del mezzo pubblico anche in prospettiva di rilanciare ovviamente la qualità dei servizi che ATAC fornisce dovrebbero permettere ai romani uno spostamento più veloce senza utilizzare il mezzo privato, e quindi incidendo positivamente sul traffico e anche sull'inquinamento. Deve essere molto complesso, dottore Terranova, veramente essere il presidente di questa commissione, no? Io che di numeri non me ne intendo un granché, ho i brividi. Avete pensato un pochettino, non dico assai, alla cultura vera, a quella vera, non a quella condizionata dai partiti, ma alla vera cultura che dovrebbe essere libera da ogni punto di vista ideologico? Ci avete pensato? Guardi, condivido pienamente la sua posizione, tant'è vero che nel bilancio le do subito il riferimento, diciamo che sposa questo tipo di richiesta. Sono previsti 33 milioni per i beni culturali. Beni culturali che si intende ovviamente manutenzione del nostro immenso patrimonio. Certo. Oggi Roma vive purtroppo una situazione non di abbandono, perché chiaramente questo non è possibile con le grandi opere che il passato ci ha lasciato a Roma. Certo. Però sicuramente un patrimonio che ha bisogno di essere curato, mantenuto e soprattutto reso disponibile
ai cittadini. Certo. Questo per noi è la vera cultura, perché vede, Roma è un grande museo a cielo aperto, certo. No? Siamo soliti dire. Certo. Vogliamo e stiamo investendo proprio su questo aspetto, rendere fruibili le bellezze di Roma al pubblico. Già il fatto, ad esempio, di aprire il Palazzo Senatorio, il palazzo che appartiene all'amministrazione di Roma Capitale, per cui ai romani è un'iniziativa che riteniamo utile a far capire ai romani innanzitutto dove si svolge la vita amministrativa della loro città, ma soprattutto venire a contatto con delle bellezze artistiche che non hanno uguali in tutto il mondo. Assolutamente. Poi leggo che appunto ci sono anche interventi di riqualificazione, di restauro, per esempio del Valle, finalmente, della Basilica Ulpia. Esatto. Ecco, quindi insomma si punta anche su tutto questo. Senta, però parliamo anche un attimo, prima di salutarci, di dove si vanno a reperire questi fondi, perché leggevo anche che insomma non sono previsti, e meno male, aumenti nelle rette, per esempio, degli asili nido e in altri servizi. Dove li andate a pescare i soldi? Guardi, Roma ovviamente è inserita all'interno di un sistema di finanziamento che passa per forza di cose attraverso l'applicazione di tariffe. Come ha detto lei, fortunatamente non verranno aumentate soprattutto le tariffe che riguardano più direttamente i cittadini, quindi abbiamo detto asili, trasporto scolastico, mense, che sono poi quelle tariffe che influenzano pesantemente, no, il budget delle famiglie. Abbiamo, e questo è lo stile dell'amministrazione che vogliamo portare avanti, basato questo bilancio sulle risorse disponibili. Noi abbiamo circa 2 miliardi e mezzo di entrate correnti dovute proprio all'imposizione, poi ci sono i trasferimenti ovviamente dallo Stato e dalla Regione per complessivi 4 miliardi e 6 delle spese correnti. Per la parte poi degli investimenti, le fonti di finanziamento sono variegate, anche qui ci sono finanziamenti da enti differenti come possono essere la Regione e lo Stato, oppure finanziamenti come il caso per esempio delle metropolitane o sì, giusto, esatto. No? Interventi di esatto. Questo genere e non solo, e poi nell'eventualità anche il ricorso a dei finanziamenti il meno possibile. Ricordo che di recente, e mi riferisco ovviamente a finanziamenti di tipo mutui, ma ricordo che proprio di recente, nell'ultima variazione di bilancio, abbiamo eliminato la necessità di accedere a circa 20-21 milioni di mutui grazie alla vendita delle quote di sì. Aeroporti di Roma, quindi anche su quello cerchiamo di ridurre l'indebitamento. Ecco, un'ultima cosa però che mi sembra importante: ieri la Raggi, la sindaca, ha detto vogliamo però un sostegno da parte del governo, vogliamo autonomia, vogliamo che ci si renda conto, ma questa è una storia vecchia, devo dire, non è il primo sindaco che dice una cosa del genere, che finalmente ci si renda conto che Roma è una città che ha delle peculiarità e che ha delle necessità. Le do due riferimenti che secondo me descrivono esattamente la situazione. Roma è la seconda città in Europa per estensione, con i suoi quasi 1300 chilometri quadrati, ed è la quarta per numero di abitanti. Quindi questo già fa capire, no, che siamo di fronte al fatto che Roma è una grande metropoli, è una metropoli internazionale che merita ovviamente da parte dello Stato un atteggiamento in termini di sostegno particolare. Roma oggi ha circa la metà delle risorse a disposizione di Milano, e questo chiaramente non ci consente, no, di sviluppare quei progetti che in realtà Roma meriterebbe. Dottore Terranova, lei conoscerà certamente i tempi radiofonici, però ci promettiamo di invitarla la prossima settimana, se lei Guardi, è libero. Io sono a vostra disposizione. Grazie. Una piccola nota, sì. Io non sono dottore, per cui ci tengo a questo. Io ho detto alla fine per non disturbare l'intervista. Grazie, ho una certa grazie. Esperienza, ma su questo credo che serva trasparenza e correttezza. Va bene, grazie, va bene. Grazie, molto corretto da parte sua. Grazie comunque per essere stato con noi e magari buona sentiamoci giornata. Presto. Alla prossima. Buona giornata, buon lavoro e complimenti per il lavoro che fate. Buon lavoro a voi, grazie. Ne avete bisogno. Grazie. Linea alla regia.